Andiamo a vedere un pochino più in dettaglio alcune delle caratteristiche del design di Crossland X. Questo nuovo crossover evidentemente lo è perché ha questo design di questa frontale abbastanza prominente, muscolare, una grande griglia su cui spicca l'emblema Opel al centro e poi questi fari che incorniciano appunto la griglia che sono full LED, quindi per un'ottima visibilità notturna. E in più la firma Opel su queste luci diurne che sono a LED, questa L che è evidente negli specchietti delle macchine che precedono, quindi rendono immediatamente riconoscibile questa come una Opel. Altri elementi che caratterizzano il design di Crossland X sono per esempio questi prominenti passaruota oppure questi pannelli di protezione sottoporta, ne danno ancora di più l'immagine di un crossover. Il tutto è impreziosito da questo tetto di colore a contrasto con la carrozzeria, quindi è possibile avere la vettura bicolore, con la carrozzeria e il tetto di colori diversi e il tetto è disponibile con tre colori diversi. Opel Crossland X è una vettura che ha a disposizione o mette a disposizione tutte le migliori tecnologie, quelle più moderne, di assistenza alla guida, di sicurezza, oltre che di intrattenimento. Naturalmente è disponibile con la frenata automatica d'emergenza e con riconoscimento dei pedoni, e oltre che con un sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore. Poi c'è l'Head-Up Display che permette di vedere nel campo visivo senza necessità di distogliere lo sguardo dalla strada, permette di vedere le informazioni principali messe a disposizione del guidatore in modo più sicuro. Dal punto di vista dell'infotainment c'è il rinomato sistema IntelliLink che è già conosciuto su tutte le vetture della nostra gamma. Si tratta di un sistema molto avanzato e che permette l'utilizzo dei Android Auto, Apple CarPlay e quindi di interfacciare gli smartphone a base Android oppure a base iOS e controllarli o attraverso i comandi vocali della vettura oppure attraverso il touchscreen dell'IntelliLink. Opel OnStar è molto di più di un assistente personale. Con un pulsante nella branch è possibile chiamare un operatore che è una persona in carne e ossa, non un risponditore automatico, è disponibile 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno, cioè sempre, nella lingua dell'utente e lo si può chiamare da qualunque parte d'Europa, quindi risponderà sempre in italiano quando la lingua settata è l'italiano. Inoltre è un sistema che è fondamentale in caso di emergenza. Se capita che si apra un airbag parte una chiamata automatica e l'operatore OnStar a chiamare il conducente, i passeggeri del veicolo per verificare se è tutto a posto e in caso di necessità può inviare i soccorsi esattamente nella posizione GPS della vettura. Inoltre OnStar è anche un hotspot Wi-Fi, quindi si collega alla rete 4G, una rete molto veloce, e offre una connessione Wi-Fi all'interno della vettura, a cui è possibile collegare fino a 7 dispositivi. Uno degli elementi fondamentali per cui abbiamo progettato Crossland X è il benessere dei passeggeri a bordo. L'abitacolo è particolarmente spazioso per 5 persone ed ha anche un bagagliaio molto capiente ai vertici della categoria. Tutto è stato disegnato per massimizzare l'abitabilità e anche la flessibilità, la versatilità, elementi che sono stati riconosciuti come molto forti sulle Opel del recente passato. Il divanetto posteriore si può scorrere avanti e indietro di ben 15 cm e quindi questo aumenta notevolmente la versatilità o la flessibilità, nel senso che chi guida può decidere se privilegiare lo spazio per il bagagliaio, se ha bisogno di trasportare molti oggetti, oppure per i passeggeri se ha bisogno di portare 5 persone.
I motori della nuova Opel Crossland X sono sia benzina che diesel. In benzina sono disponibili con 3 livelli di potenza. Si tratta di un 1200 che nella versione d'ingresso è aspirato e ha 81 cavalli di potenza massima. Poi c'è la versione turbo a iniezione diretta con 110 e 130 cavalli. Sul 110 cavalli benzina è anche disponibile un cambio automatico 6 marce. Ci sono poi le versioni diesel. Il motore diesel è un 1600, disponibile con 2 livelli di potenza, da 99 a 120 cavalli. Tutti i motori sono estremamente leggeri, compatti e permettono una dinamica di guida molto piacevole insieme a dare dei consumi molto molto ridotti. Per finire ci sarà disponibile tra qualche mese anche una versione alimentata GPL, è un tipo di carburante molto richiesto nel nostro paese e quindi è importante, e Opel ha un'ottima tradizione da questo punto di vista, il fatto che ci sarà disponibile anche una versione alimentata GPL di Crossland X.